Eccoci qui, per il sabato di Pasqua abbiamo in programma Torino-Monza, il biancorosso di scena a Torino. Purtroppo anche quest'anno una partita che avrei voluto andare a vedere, ma sono fermo, sono stampelato, non posso dire a piedi perché non posso neanche camminare, quindi me la guarderò qua, bello tranquillo, speriamo l'anno prossimo di poter usufruire dell'ospitalità dei Granata, che mi hanno invitato, gli amici Granata che mi hanno invitato già per il secondo anno, ma non sono riuscito ad andare. Cosa mi aspetto da questa partita? Immagino che sarà una partita abbastanza tattica, classica partita da pochi gol, quindi poco, non so quanto spettacolo ci sarà tra le due squadre che tutto sommato sono bene in classifica e non puntano più di tanto a salire, quindi vedremo un po' cosa succederà, ma qual è stata la particolarità di questo periodo? Forse dovuto alla Pasqua, ho avuto un sogno premonitore dove Milan Djuric mi appariva e mi diceva, come se fosse un Cristo risorto, prima che il gallo canti, io avrò segnato il mio primo gol col Monza. Quindi cosa mi aspetto oggi? Il primo gol di Djuric. Sarà vero questo sogno? O più che altro, perché devo sognare il Milan Djuric e non magari una bella signorina? O i numeri dell'otto? No, è così. Questo c'è, vediamo cosa si avvera. Comunque il mio pronostico realistico è in realtà un pareggio striminzito. Vediamo un po' cosa succede. Succede ben poco in questo primo tempo che sta per terminare. 0-0, partita blanda, scarse emozioni, pochi tiri in porta. Ci è andato vicino Colpani, l'unica occasione degna di nota. Comunque, squadra è molto. Non voglio dire che giochino per il pareggio, però i ritmi sono davvero bassi. E lo spettacolo ne risente. Vediamo se nel secondo tempo, con qualche cambio succederà qualcosa in più, e dire che comunque il Monza sta giocando piuttosto offensivo perché ha il tridente dietro di Juric, che è Maldini, Pessina e Colpani, quindi insomma non è una formazione difensivista, però il risultato finora è invariato. Ci è andato vicino Milan Juric, l'incornata delle sue, uscita di poco a fil di palo quando siamo al 60esimo. Diciamo che il secondo tempo in realtà l'ha fatto il Torino. È rientrato nei spogliatoi molto offensivo, ha rischiato il gol due volte senza riuscire. E poi alla fine adesso Djuric ci è andato vicino. Siamo comunque 0-0, cominciano anche a esserci i primi cambi. È entrato il temibile Sanabria, tra l'altro del Torino, che temo molto per le sue caratteristiche. Però siamo ancora 0-0 e non. Non so, ci vuole proprio l'episodio per sbloccare l'incontro. Ho detto, ci vuole l'episodio. Ecco l'episodio, il rigore per il Torino. Fallo di Pessina, ma dai! Dai, non può essere considerato un fallo questo. No, veramente, dai. Allora, gli va via il giocatore, non ho visto chi era, il 25, non mi ricordo come si chiama. Pessina sì, gli appoggia un braccio per rallentarlo, ma non lo tira, non lo blocca, lo sfiora, solamente appoggiare il braccio, bam, caduto. Questo è il calcio moderno, schifo totale, rigore, vediamolo meglio. No, dai, dai. Rigore inesistente, gli fai così sul braccio e ci sveniamo tutti per terra. Che vergogna, mamma mia. Questo non perché è contro il Monza, attenzione, ma perché sono tutti così. Sono tutti così, rigori moderni. Cioè, stiamo in linea per il tiro, siamo al 68esimo quasi. Mi sembra che sia Sanabria contro Di Gregorio. Dai Sanabria, sii onesto, buttalo fuori. Cazzo, sempre Sanabria. Non potevamo comprarlo, sto Sanabria. Allora. In mezzo, gol 1-0 per il Torino sul rigore, più che dubbio. Espulso Pessina, mamma mia, ragazzi. Allora, boh, qui ha fatto un'entrata pericolosa, non voluta sicuramente perché sembrava che fosse scivola. No, ma dai, oh, non è neanche toccato. Ma non è neanche toccato!
Ma dai, ma questo sarà mica un fallo da ammonizione? No, ragazzi, sembrava fallo da una prima vista, però il secondo no, e soprattutto non c'era l'ammonizione sul rigore. Dai, vergognoso, giornata nera per il nostro capitano, però dai, questa espulsione. Vabbè, andiamo verso una sconfitta ormai inevitabile, a meno che canti il gallo, ma io non ho ancora sentito nessun gallo cantare, quindi non credo che Djuric andrà a segnare. Finisce qui, Torino batte Monza 1-0, decide al 69esimo il rigore di Zanabria, partita bruttina, non un grande spettacolo, rovinata ovviamente da questa gestione arbitrale abbastanza ridicola. Alla fine c'è stato anche un contatto in area del Torino, ma dal poco che ho visto, perché non ho visto bene il replay, non mi sembrava niente di che, niente di che, come è stato niente di che il rigore dato al Granata. Torino che comunque ai punti ha meritato di vincere, perché ha fatto sicuramente di più, ci ha provato di più, e poi con l'uomo in meno basta, la partita è praticamente finita, Monza non ha più tirato in porta. Ci ho detto, rimaniamo comunque tranquilli per la zona salvezza per ora, e vi saluto e vi auguro un buona Pasqua.